Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi andiamo a provare insieme Nostale. Siamo di fronte ad un titolo MMO, quindi un titolo multiplayer online dallo stile anime, come già potete vedere. In passato vi ho portato qualche titolo, qualche episodio dedicato ad alcuni giochi MMO e in diversi in realtà mi avete parlato in diverse occasioni di Nostale. Mi sono informato un pochino e Nostale è un MMO che in realtà c'è da tantissimi anni ed è uno dei titoli più amati di questo genere dagli utenti. Quindi ho detto, proviamoci a fare un video, proviamolo insieme. In questo primo episodio ci faremo una giocata, inizieremo insieme e il titolo e siccome questo genere di giochi vanno giocati, vanno esplorati un po' a fondo, avevo pensato di fare un primo episodio così esplorativo del titolo. Ah, tra parentesi, il titolo è un free to play e vi lascio il link in descrizione per poterlo provare. E mercoledì, se non ricordo male, sì, direi mercoledì, ci vediamo in live su Twitch alle 21, ci facciamo un'altra oretta, un paio d'ore con Nostale, proseguiremo con la nostra avventura perché, come detto, un singolo episodio non credo che riesca ad esplorare più di tanto, quindi ci facciamo questo episodio e poi una live e vedremo se farne altre. Voi, come sempre, continuate a consigliarmi diversi titoli, lasciate like e condividete e noi iniziamo la nostra avventura, signori. Creiamo il nostro personaggio. Eccoci qua. Ma scusi, con quale posa la signorina? Con quale posa? Scegliamo il buon uomo. Qui livello 80, pettinatura c'è, la pettinatura A e la pettinatura B che la vediamo lì sotto. Ok, facciamolo così, capelli verdi, qualcosa di verde, nome, creiamo il nostro personaggio, eccolo qui, livello 1, signori, iniziamo la nostra avventura. Allora, ciao Quel Tale Ale, ti do il benvenuto qui a Nosville, il nostro stupendo villaggio. Mi chiamo Mimi Mentor, sono una delle fondatrici del villaggio, lieta di conoscerti. Mi occupo di introdurre il villaggio ai suoi abitanti e ai nuovi avventurieri. Purtroppo non possiamo permetterci di perdere tempo, il villaggio è in pericolo. Nosville è minacciata da delle insidiose creature, purtroppo la loro origine ci è ignota. Alcuni abitanti credono che esse provengano dallo spazio-tempo. Per spiegarti la faccenda in ogni suo dettaglio ci vorrebbe troppo tempo, di sicuro bruci dalla curiosità e vorresti sapere cosa sia accadendo di preciso. Ti metterò al corrente su tutto un po' più in là. Va bene, vorrei darvi una mano, ma non credere che sia un'impresa un po' troppo impegnativa per un principiante. Ognuno di noi ha dei poteri e abilità particolari che si sviluppano nel tempo. Per il momento non hai ancora scoperto quasi quali siano i tuoi. Bene, quindi non sappiamo niente. Qui a Noscamp ti daremo una mano a fare pratica con le tue abilità e ti insegneremo a sfruttare al meglio i tuoi poteri. Dai, ora si inizia. Sbrighiamoci, i nostri avversari non dormono mica. Che ne dici di iniziare con qualcosa di semplice? Si inizia. Il nostro personaggio con gli HP, eccetera, eccetera. Andiamo giusti? Non lo so, noi andiamo, signori. Questa. Allora, dobbiamo dare la caccia ai Dender piccoli. Sono questi Dender? Sì. Dai, sceglie lui il tipo. Oh, stai calmo? Aspetta, posso usare anche. Aia, ma senta, ma scusi, aia, ma con quale violenza? Ok, li abbiamo ammazzati. Ci hanno pure pestato male, però. Grandioso, hai seguito la tua missione con grande maestria. Ora è arrivato il momento di andare a ritirare la tua ricompensa. Mi sembra anche giusto, eh. Confermo, ci ha dato un vestitino. Il futuro ti riserva innumerevoli avventure complesse e insidiose. Che ne diresti di prendere con te un accompagnatore che combatte al tuo fianco? Un accompagnatore potrebbe essere un animale domestico o un compagno. Un animale domestico ben addestrato potrebbe diventare il tuo fedele e inseparabile nosemate. Dai, acchiappiamo un bel nosemate tutto per te. Allora, per prendere un animale dobbiamo prima attaccarlo un pochino. Vedete, dobbiamo fargli arrivare gli HP fino al giallo. Adesso sto pollo ci sta inseguendo. Ora col 9 cattura il pollo. Grande così. Congratulazioni, hai catturato un pollo. Prenditi cura del tuo animale domestico ed evita di sottovalutarlo. Quando mai? Un pollo è un pollo, signori. Ma il pollo ci segue? Non ho. Vabbè, il pollo rimane a polleggiare lì, signori. Non saprei. Io vado. Ma che cazzo sta a fare il pollo qua sotto? Allora, un nosemate ti sarà di supporto nelle tue avventure. Prova a svolgere il tuo prossimo compito con l'aiuto del tuo nosemate. Le creature che si trovano nei dintorni del villaggio non sono particolarmente forti, sono perfette per un po' di esercizio con il tuo animale domestico. Se rimane magari un po' dietro le linee nemiche, aia, così a botte le prendiamo noi. Ok, missione completata. Allora, mentre il pollo ci insegue, noi siamo arrivati dal maestro. Salve maestro, mi metto qua? Andiamo con la chiacchierata. Che
Che bello rivederti. Mimi Mentor mi ha detto tanto su di te. Non sappiamo chi sia, ma va bene. Mi chiamo Calvin Coach. Ti insegnerò le abilità che ti saranno necessarie per le avventure. Vieni a trovarmi il più spesso possibile, solo così potrai migliorare. Non dimenticare che un grande avventuriero necessita di numerose abilità per svolgere le proprie missioni e sconfiggere i mostri che incontrerai lungo il tuo cammino. E ok. Il prezzo varia, ci costa, a seconda dell'abilità dell'allenamento. Dato che oggi è la tua prima volta, l'addestramento è a gratis. Ok, mi dica. Allora, corso sulla forza fisica, corso sulla velocità, forza di spirito o recupero di HP? Beh, all'inizio penso che ci serva però la forza fisica, signori. Prima di continuare con la formazione dovresti fare un po' di riscaldamento. Perché non vai un po' a caccia? Dai, ci manca l'ultimo da eliminare. Qui sopra abbiamo quelli che sono i nostri obiettivi. Ci lascia anche un seme, un po' di oro. E alcuni mi hanno lasciato anche con un seme della potenza che, se non sbaglio, serve per far rinascere quella che è la nostra bestiola, che mo è arrivata alla buon'ora. Perché qui in basso, vedete, questa è la vostra bestiola, avete questo tasto, il pet ritornerà alla miniland dopo la morte, oppure cliccate, il pet se muore potrà rinascere con i semi della potenza. Se voi non volete spendere dei semi, magari usate solo il reskippa di là. Allora, andiamo a parlare con questo soggetto, con questo dobbiamo parlare, eh? Mi sembra di sì. Niente male, l'addestramento ha già dato i suoi frutti, dato che hai raggiunto il livello di preparazione adeguato, ora puoi dedicarti alle tue avventure. Però prima di andare dovresti procurarti un equipaggiamento migliore. Nei negozi dei villaggi puoi acquistare qualsiasi cosa di cui tu abbia bisogno, sempre se ci abbiamo la moneta in questo caso, ok? Andiamo dall'alchimista Malcolm X, grande Malcolm X, lo trovi nel suo laboratorio alchemico, ok? Salve, mi hanno mandato da lei mentre fa esplodere cose, mi scusi. Allora, ogni essere vivente possiede dei poteri magici. L'alchimia permette agli umani di scoprire e sfruttare questi poteri. Tramite l'alchimia si possono realizzare numerosi oggetti utili, per esempio, si possono rafforzare degli oggetti conferendo loro degli attributi magici. Inoltre è possibile produrre una quantità infinita di elementi e materiali magici, capito? I fratelli Top sono gemelli. Per prendere il tuo equipaggiamento devi parlare con Teoman, il tipo con il martello. È lui che si occupa delle armi e delle armature, ok? Il fratello che fa? Ok, vabbè, quello col martello abbiamo capito. Andiamoci, questo è un po' così. Allora, sì, siamo nuovi di zona, eh. Allora, vediamo. Ah, ci ha già regalato qualcosa gratis, proprio così come se non ci fosse un domani. Molto bene, vabbè, qua abbiamo dove indossare cose e quindi possiamo, immagino, subito fare a sto punto, questo è livello 4, questo è livello 1. No, non l'avevamo usato questo. Questo cos'è? Fascia per capelli. Ci mettiamo la fascia per capelli, signori. Che fa? Spadaccino, arciere, mago. Vabbè, va bene un po' per tutti. Qualcosa da mangiare, sì. Eva Energy al mercato. Ok, andiamo al mercato da Eva. Ah, che era la tipa che stava vicino a quell'altro. Ok, senta, senta. Vediamo cose da mangiare. Molto bene, molto bene. Come vedete c'è una dieta abbastanza varia, nel senso che il cibo ci fa recuperare quando siamo fermi, non in combattimento. Gli snack possono essere utilizzati in qualunque momento, ma ci fanno recuperare di meno dei cibi. Poi ci sono i piatti veri e propri, quelli belli sostanziosi che ci fanno recuperare il massimo di HP e MP. E poi dobbiamo curare anche l'alimentazione del nostro animaletto. Signorina. Sì, siamo tornati. Abbiamo cercato di fare tutto quello che ci ha detto, quindi in linea teorica. Oh, vai, possiamo iniziare la nostra avventura. Signore, abbiamo fatto quello che è l'addestramento. Sono comparsi dei portali. Oscuri sono legati allo spazio-tempo. Sono il passaggio che consente a delle creature diaboliche di invadere e portare il caos nelle zone circostanti. Stanno minacciando la nostra pace. La tua prima missione consiste nel proteggere il nostro villaggio dalle creature provenienti dallo spazio-tempo. Allora, andiamo verso la prima pietra spazio-tempo per affrontare la primissima avventura vera e propria. Vai, iniziamo. Allora, la missione inizierà non appena entrare nella prima stanza. Va bene. Puoi incontrare nella lobby e cominciare insieme a loro. Ok, quindi anche ad altre persone possiamo fare la nostra missione. Questa è la nostra vita, questi sono eventuali altri giocatori se ci sono. Questo è il tempo che abbiamo, come 50 secondi, ma che stai fuori? Dove devo andare però? Di là?
Vuoi entrare nella prima stanza? Confermo. Ah, possiamo anche skippare i mostri che è presenti in una stanza. Vabbè, noi al momento li attacchiamo, signori, ci stiamo. Penso che faccia comunque esperienza. Ma non so se ricicciano all'infinito, credo di no. Però prendiamo subito questo. Abbiamo anche il tempo, perché lì abbiamo comunque 44 secondi. Ci sono indicati per completare. A volte capita che le porte si chiudano non appena fai ingresso in una stanza. Ok, in questo caso per riaprirle devi sconfiggere tutte le creature in questa zona. Va bene, ci proviamo. Un altro pollo. Attenzione, attacker pollo. Pollo contro pollo, signori. Rissa, rissa tra galli. È andata bene per noi. Ok, andiamo alla prossima stanza. Calcolate che, come detto, abbiamo un tempo limitato. Sono presenti delle leve, usale per riaprire le porte chiuse. Va bene, quindi andiamo direttamente alla leva. Movimento della leva. Con quale leggiadria, signori? E il problema, sapete qual è? Che in realtà abbiamo poco tempo. Se il tempo finisce, se non erro dovremmo... No, basta con la leva. Cioè, immagino che si... Ho dimenticato un dettaglio di rilevanza non proprio esigua. Alcune leve sono attivate dalle trappole. Fa quindi comparire dei mostri insidiosi. Per alcune stanze ci sono dei limiti di tempo. Se non riesci... Ti riesci di eliminare le creature entro un dato periodo di tempo, fallisci la missione. Aia. Ah, ok, no, il tempo ce lo dà lì sopra. Quindi l'altro tempo lì sotto, onestamente, non so cosa sia. Però va bene. Per il momento ci accontentiamo di capire un attimino. Damose, la porta si è aperta. Ok, diamo una mano noi. Cerchiamo di dargli una mano, sentite poi come roccheggia quando... Punto bonus. E tutto a posto? Vabbè, arrivederci, mi raccomando, stia attento la prossima volta che è pericoloso. Pietre segnano i minuti restanti mentre l'orologio indica i secondi ancora a disposizione. Ok, allora erano 3 minuti, in questo caso è 40 secondi. Perfetto. Ci ha lasciato qualcosa? Molto bene, si è aperto la porta, diciamo che ce ne possiamo anche andare. Darci! Allora, NPC rimasti 1. Vabbè, forse era il tipo là. Ah, ne ho scelta una e vabbè, confermo. Sì, questo potrebbe andar bene, signori, potrebbe andar bene. Allora, hai visto? La luce brilla nei tuoi occhi, non dà spazio a dubbi. Alcuni oggetti di equipaggiamento dispongono di un livello di rarità. Migliore il livello, più l'oggetto in questione è raro e prezioso. Ok, livello di rarità 1. Ok, ok. Allora, diamo una mano al tipo in difficoltà. Lo so che non è zona per principianti. Che dobbiamo fare? Mo, siamo venuti a dare una mano. Qua mi hanno mandato. Gli diamo una mano. Poi allora, qua praticamente quando selezioni attacco poi vanno loro ad oltranza. Quindi don't worry, don't worry. Il pollo naturalmente sta facendo grandissime battaglie. Ci sta aiutando molto. Se noi magari attacchiamo sarebbe anche meglio. Se no prendiamo un sacco di botte. Al momento siamo a livello 6 apparentemente. Quindi livello un po' bassino. Siamo attenti, abbiamo 4 minuti e 20. Allora, questo qua l'abbiamo aiutato, quindi damose. Allora, iniziamo a eliminare pure questi. In realtà ci ho detto che c'è sta pure una leva qua. Ok, anche quest'altra è fatto. Hai visto? Ce l'abbiamo fatta. La leva si trova nella stanza successiva. Vabbè, noi andiamo, piano piano, stai calmo. Cos'è questa fretta, buon uomo? Ma immagino anche che possiamo andarcene senza averli sconfitti tutti. Basta che ci apre la porta. Però probabilmente ci dà più esperienza se completiamo tutto. NPC rimasti 2. Vabbè, c'erano i due militari. Apriamo questa. Allora, foglia per la mimetizzazione. Ecco, una spada di legno, livello 7. Ottima cosa. Aspetta, attacchiamo il baccello. Vediamo. No, sono usciti questi piccolini. Ma che cos'è? Ma scusate. Io pensavo si prendessero dei frutti. Attacca, attacca. Non te fa ammazzata dai pisellini qua. Aspetta, aiuta il pollo. Qua si rischia la vita. Ok, sono morti.
Con quale violenza? Dobbiamo parlare con l'altra guardia? Vabbè, vediamo un attimino che ci dice. Dobbiamo eliminare le pecore dai campi che stanno a fare dei danni. Ma perché? Con quale cattiveria? Stiamo brutalmente uccidendo delle povere pecore. Però la guardia Jim ci aveva detto così. Sì, teletrasportiamoci direttamente verso la guardia. Se può fa, se può fa. Senta, buon uomo, ho fatto una strage di pecore. Può andar bene? Ah, ci ha regalato anche la sua vecchia spada di legno, ma ci ha dato anche 1000 d'oro. Attenzione, il rafforzamento è disponibile da Teoman Top. Anche il tuo pollo si è potenziato. Hai visto che pollone, eh? Hai visto? Ti serve un secondo, stavolta vorrei che acchiappassi una pecora felice. Ma già l'ho fatto in realtà, l'avevo già provato prima. È lei, prendiamo lei, signori. Prepariamoci, attacchiamola. Gli togliamo un pochino di salute. Facciamo una cosa aggressiva e poi tacchete. Grande così, congratulazioni alla tua famiglia. Adesso un nuovo membro, una pecora fedele e felice. Se è felice è già cosa buona. Quando parti l'avventura puoi prendere con te solo un animale domestico. Questa è la pecora felice che hai catturato, non è più al tuo fianco. Ok, quindi dove mettiamo? È solo che si trova nella tua miniland. Vai nella miniland e una volta lì sostituisci il tuo accompagnatore. Ok. Vabbè, devo localizzarmi, ci posso spostare, scusa, l'avevo vista qua. No, ci ha già portato la miniland. Infatti io già ne avevo catturata una, per dire, Guarda qui con quale... Vabbè, al momento ci sono solo le fondamenta, signori. Però immagino che qui possiamo costruirci anche la nostra casupola. Penso di sì. Penso e spero di sì. Comunque, ragazzi, io a questo punto, per questo primo episodio dedicato a Nostale, direi di salutarci qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre, lasciate like, condividete. Vi do appuntamento, come vi dicevo, a mercoledì sera, ore 21, su Twitch per proseguirlo. Magari ci facciamo un'altra oretta. Vediamo un pochino come è il titolo. Spero che vi sia garbato. Come sempre vi dicevo in descrizione, vi lascio il link per poterlo, non abbiamo preso la pecorella, poi vediamo come si fa, per poterlo scaricare, un free to play se lo volete provare. Noi ci faremo un'altra oretta, voi datemi dei consigli e vi aspetto anche su Twitch. Dai ragazzi, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da quel tale Ale.